Mi ha pensato di prendere un pacchettino dei Lego, da piccolo, no? Ci ho giocato una volta in cucina. Però costano veramente tanto. Ah, ok, Xehanort corazzato. Sarà bellissimo questo combattimento, mi dicono. Ah, pensavo cadendo giù il posto è vuoto addirittura. Proprio. Ok, lui ha questo attacco un po' particolare che non mi piace per niente, dove mi fa tipo una specie di teletrasporto, se non ho capito male. Grazie. Eccolo. Allora, così almeno lo colpiamo un po'. Normalmente nei Kingdom Hearts è sempre stato il boss finale che dovevi battere tipo tre volte. Quindi sicuramente anche con Maestro Xehanort sarà così. Almeno io mi aspetto questo. Poi non lo so. Okay. Comunque, fra i giochi gratis che vi ho detto prima, quelli sul sito che non posso nominare, c'è un gioco che volevo comprare io un po' di tempo fa, si chiama Wonder Boy, che mi piace tantissimo e che magari potrei anche portare qua sul canale. Aiuto. Niente, fa tanto male, fischialo su tutto però. Infatti non sapevo che morivo. Vabbè, perché ci sono veramente tanti giochi che volevo portare, sinceramente. Poi adesso che ho più potente, posso portare un bel po' di roba. Aspetta che forse possiamo fargli un po'. Mi devo ricordare di mettere gli oggetti, ogni volta mi scordo. Tipo bombardiere. Ok. Infilati. Non mi ha tolto tanto. In teoria dovremmo vedere anche il finale segreto, perché ho fatto tutti i portafortuna. E mi sembra che era l'unico requisito, quello dei portafortuna, in teoria, eh. Poi non lo so. Ciao amico. Passa dietro. Okay. Sto facendo un po' di giocare a Hollow World. Ciao. Dove vai? Sott'acqua. Un desideratore, scusate. Capito che devo sconfiggerla, ma pure sott'acqua. Ciao. Sono sott'acqua, hai visto? Cerco di battere Xehanort. Aia. Aia. Sì, ma Sora, ti devi anche girare, però. Sa che Xehanort sarà un po' casino, eh? Cammina lì, grazie! Mi fastidioso quando sto per morire.
Tutto bene, Ivan? E cambiamo scenario, dai. Sento Red che fa avanti e indietro. Ecco appunto. Cosa c'è? Dove vai? Dove vai? Eh? Dove vai? Vieni qua. Vieni qua. Lo so che non lo vedete, ma lo avvicino è peggio. Mi scappa. Lascia stare la sedia, te. Adesso mi distrarrà in un modo che non avete idea. Lo vedo passare con la coda dell'occhio. E vabbè, ma un altro po' di fuoco, già che ci siamo. Eccolo. Aia. Siamo sicuri che è Kingdom, ma dopo un po' diventa, cioè, mi sembrava wrestling in quel momento. Dai, che me l'ero rifatta la vita. Vabbè. Per rischiare tutto mi dimezza la vita, porca miseria. Devo aspettare un po'. Dai, dammi il vecchio Sora. Con tutta la vita, magari. Aia. No, eh. Dammi la vita, è un optional. Aia. Ok. Mi faccia così, no, eh. Vieni tutto. Nano armi. Ah, che non manca tanto. Così. Intanto prendo un po' di tempo. Si spera almeno. Dai, Sora. Aia. Non mi colpisce un'altra volta, sono andato. Perché a volte il antisora mi dava tutta la vita e a volte no? Questo non l'ho capito. Negli altri combattimenti, dico. Poi magari ho visto male. Non l'ho preso, vero? Ovvio. Veramente a proprio un centimetro dalla fine. No! Non vorrei morire. Aia. Dai! Oh! Mi sono salvata, non si sa come, ma ci siamo salvati. Dai, dai. Se mi dai un attimo di tregua, maestro Xenor, io metterei le pozioni, giusto per aiutarmi un attimino, perché sennò andiamo avanti qua. E la corazza. Punto uno andato. Dai, dai. Devo andare là sopra praticamente. Sapete che mi sa che tregua non ne avrò più? Praticamente. C'ho questo dubbio.
perché dovevo farlo prima all'inizio della diretta. It's all over, Xehanort. Però ride ancora Xehanort, quindi. You thought you could contain me here, knowing all that you do about connections. Ciao, allora, qua è diventato abbastanza potente. There is one sky, one destiny. Red, ma stai facendo la maratona? Eh? Basta! Ok, aia, un attimo, dammi tempo. Comunque si stava dicendo, mi sa che le pozioni e tutto il resto dovevo mettere all'inizio. Non ci ho pensato. Vabbè, ce la faremo in qualche modo, aia. Epilogo così almeno. Ok. Devo dire che comunque Xehanort ha tantissime, cioè tantissima vita. Forse altri boss avevano più o meno la stessa lunghezza di vita, ma non è vero. Io adesso un colpo mi toglie il sacco. Non armi. Sì, comunque dall'altra volta ho cambiato il Keyblade, perché mi ero accorta che avevo guardato la magia e non la forza. Siccome di magia ne uso poca nei combattimenti, sono quelli più forti in potenza normale, non nell'attacco normale, insomma. Non in magia. Ok. Aia. Dov'è? Là sopra. Cambio di nuovo scenario? Sembra nelle scale di Harry Potter. Alle scale, piace cambiare? Lui cambia in continuazione cose. Come Kingdom Hearts. Questo cosa comporta? Ah, ok. Bellissimo. Ce la faremo sicuramente. Dov'è? Il più vicino, tanto deve venire, forza, viene a attaccare. E poi le prende, giustamente, perché... le prendo pure io, però... anche se a Nord non sto scherzando. Dai. Allora, aspetta che devo rifarmi un po' di vita, perché sennò qui moriamo. Bravi, bravi, tenetelo a distanza da me, per favore. Ah, ok, allora c'è il momento tregua, il momento Kingdom Hearts. Perfetto. Giusto per capire un po' com'è questo combattimento. Fagli epilogo subito.
Quindi intanto gli tolgo un po' di vita. Perfetto. Trio guardiano. Dai. Sì, ma non lo colpiamo. Quanto li ho tolto. A parte che a Pippo gli ho messo lo scudo più forte che ho. Ed è fortissimo. Non era proprio... È Highlander praticamente. Ecco. Dov'è?